Lavaggio principale. Siamo a circa 1 ora e 44 minuti dal termine del programma. Il lavaggio vero e proprio è partito circa mezz'ora fa, a 2 ore e 16 minuti, se ben vi ricordate, e la temperatura di 60 gradi prevista dal programma sta per essere raggiunta. Diamo un po' un'occhiata. Possiamo vedere che in questa mezz'ora, mentre la macchina pian pianino ha riscaldato l'acqua, si è formata un po' di schiuma. Il detersivo sta facendo il suo lavoro. Ci avviciniamo pure bene al vetro dell'oblò, così da riuscire a vedere la schiumetta. Anche qui nella parte bassa, guardate. Riuscite a sentire anche lo sfrigolio della resistenza scaldacqua in sottofondo? Adesso mi avvicino ancora un po', ascoltate bene. Siete riusciti a sentire lo sfrigolio? Fase di lavaggio energica. Una bella rotazione lunga. Questa fase del programma prevede, come possiamo vedere, delle rotazioni lunghe, intervallate a pause brevi. Si sente anche in sottofondo una sorta di ticchettio che accompagna le rotazioni del cestello. Sentite? Si percepisce appena appena. Che cos'è questo rumore? Ah, si stanno rompendo i cuscinetti della vasca! Assolutamente no, cari amici. Questo ticchettio che si sente in sottofondo è dovuto alla cinghia di trazione del cestello, che evidentemente ha preso un po' di umidità. Questo rumore non è assolutamente motivo di preoccupazione, e tenderà a scomparire esattamente così come è apparso. Non abbiate paura, non è nulla di grave. Giriamo un po' l'inquadratura da questa parte. Guardate anche la schiuma come sta pian pianino aumentando. Questa è la parte del lavaggio che io preferisco, la parte più energica, la parte in cui il detersivo dà il meglio di sé. Nuovamente.
qui nella stanza incomincia a diffondersi un buon profumo di detersivo, il classico odore di sapone cotto, che sicuramente tutti gli appassionati di lavatrici apprezzano, ancora meglio diciamo nelle lavatrici vintage, ma per quest'oggi accontentatevi di una lavatrice moderna. E direi che la temperatura di 60 gradi è stata anche raggiunta con successo. Naturalmente vi ricordo che in questa lavatrice Electrolux Energy Saver non vengono raggiunti proprio i 60 gradi precisi, ma la temperatura si ferma a circa 57 gradi e 2/58 gradi, ecco. Non sono 60 gradi effettivi, ma a noi ci va comunque più che bene. E adesso godiamoci questa fase energica e anche un po' schiumosa, direi. Speriamo in bene per i risciacqui dopo. Belle rotazioni, proprio molto belle. Questa tipologia di esecuzione del lavaggio principale ci ricorda vagamente la Rex LB1000, in cui, se ben vi ricordate, durante il riscaldamento dell'acqua venivano utilizzate delle rotazioni brevi, intervallate da pause lunghe, e poi, una volta raggiunta la temperatura impostata con il termostato, in quel caso interveniva il dispositivo termostop, e le rotazioni del cestello assumevano invece una cadenza decisamente più energica. Qui accade più o meno la stessa cosa. Abbiamo visto la fase iniziale del programma, ovvero il riconoscimento del carico, che prevede delle rotazioni molto brevi. Successivamente, quando il carico viene riconosciuto, le rotazioni assumono una cadenza leggermente più energica, però rimangono comunque intervallate da pause lunghe. Nel frattempo la macchina riscalda l'acqua, e una volta invece che l'acqua è giunta alla temperatura impostata, si passa ad una cadenza energica con delle rotazioni lunghe intervallate da pause brevi, letteralmente molto brevi. Ecco il classico programma energico, insomma. Teniamo conto inoltre che per questo carico ho comunque scalato due tacche tramite il time manager, altrimenti il programma sarebbe durato circa 3 ore, insomma. Noi siamo comunque 3 ore e un quarto
pardon, perché c'è comunque inserito anche l'extra risciacquo. Noi siamo partiti da 2 ore e 35, salvo poi scalare a 2 ore e 16, direi che comunque come durata ci ho azzeccato più che bene. Per cui se escludiamo la fase di riconoscimento del carico, partiamo da 2 ore e 16 di programma, va più che bene. Ironia della sorte, la Electrolux Sunny che si trova qui a fianco, che non esegue alcuna fase di riconoscimento del carico, se si utilizza il programma Cotoni a 60 gradi standard, ve lo mostro subito, parte esattamente da 2 ore e 13 minuti, per cui direi che come tempistiche siamo perfettamente in regola. Mi piacerebbe un giorno girare magari un video o anche una serie di video, chissà, con entrambe le lavatrici in funzione, sia la Sunny che la Energy Saver. Potrebbe essere un'idea, cari amici. So che voi sicuramente apprezzerete, perché so che vi piacciono questi video. Mi fa piacere, insomma, che apprezziate il mio lavoro, diciamo, se lavoro si può definire, ecco. Beh, comunque che ci crediate o no, dietro ogni serie di video c'è comunque del lavoro, eh. E ci vuole anche il suo tempo, comunque. Tra girare il video, eseguire eventuali montaggi, eventuali tagli, caricare il video, scrivere le descrizioni, tag e quant'altro, comunque ci vuole il suo tempo. Naturalmente per me caricare e girare, diciamo, dei video destinati all'ambiente youtubiano è un passatempo, non è chiaramente un lavoro, non faccio lo youtuber, ecco, di lavoro, semplicemente come passione e passatempo. Si è formata un bel po' di schiuma. Per la gioia di coloro che in passato hanno affermato che io lavavo senza detersivo, vi posso confermare che non è affatto vero, come testimoniato anche, insomma, qui davanti ai nostri occhi. Vi aggiorno inoltre sulla situazione riguardante un'altra lavatrice Rex Electrolux, anzi solo Electrolux in quel caso, che vi ho presentato agli inizi di settembre di quest'anno, l'Electrolux che io ho ribattezzato la francesina, per capirci, quella con i cuscinetti e la crociera rotta. E così come ve l'ho presentata nel settembre scorso, ancora si trova nel mio garage. Devo ancora sistemarla. Al momento attuale le ho semplicemente espiantato il motore per eseguire alcuni test, ma si trova ancora lì in prognosi riservata, diciamo. Ovviamente intendo ripararla, ma con il tempo, ecco, non c'è alcuna fretta. Non mancano di sicuro le lavatrici qui in casa, ecco. Per quanto riguarda invece la Rex Electrolux Jetsi, di cui molti mi hanno chiesto, ma che fine ha fatto quella lavatrice, l'hai venduta? No, ragazzi, non l'ho venduta, quella lavatrice la utilizza semplicemente mia mamma, e si trova ancora qui a casa, naturalmente.
Quella lavatrice appunto la utilizza lei, io non la sto praticamente più utilizzando perché appunto utilizzo le mie che di sicuro non mi mancano, ecco. Poi in ogni caso lei si trova bene con la Jetsi, che è comunque un'ottima lavatrice, così diciamo non facciamo baruffa, ecco. Questa delle lavatrici è comunque una bella passione, la considero comunque una bella passione, anche perché almeno nel mio caso cerco sempre di unire l'utile al dilettevole, per cui alla passione di riparare le lavatrici si unisce anche l'utilità di lavare i capi, ecco, per noi membri della famiglia, ecco. Per cui cerco sempre di unire l'utile al dilettevole. Stiamo montando un bel po' di panna a neve. Cosa ve ne pare, ragazzi? Di questa fase di lavaggio energica. A me piace, devo dire la sincera verità. Una fase bella lunga, bella intensa, ci conto comunque che questo carico venga fuori ben lavato. Avviciniamoci pure un po'. Perdonatemi come sempre queste brusche transizioni di angolatura, ma questo cavalletto fa abbastanza pena. È già tanto che riesca ancora a tenermi sulla videocamera. Ma tant'è, insomma. Per ciò che mi serve va più che bene. Perfetto. Riuscite a sentire anche il cambio di intensità delle rotazioni? Ascoltate bene. Mi avvicino ancora un po'. Avete sentito? Un'ora e 25 al termine del programma. Ancora circa mezz'oretta di lavaggio prima di passare ai risciacqui. Sentite che profumo? Annusate attraverso la fotocamera, ragazzi. Che peccato che voi non possiate sentire il profumo di detersivo che viene su dal cassetto. Vi ho trollati un pochino. Teletronico birbantello. Come possiamo vedere, questa lavatrice è meno profonda rispetto alla Zanussi Super Jet System, anche se di fatto è allacciata anche allo stesso identico modo.
con il tubo di carico ad Y condiviso con la Sunny e il tubo di scarico appoggiato qui al lavandino. Qui c'è un'altra nostra conoscenza, questa stufetta elettrica De'Longhi, che dopo 4 anni ancora funziona perfettamente. Chissà se riuscirà a raggiungere i 15 anni di età come la stufetta De'Longhi di prima. Sicuramente nessuna di queste due lavatrici raggiungerà i 20 anni di età, su questo ci posso quasi contare, però mai dire mai. Magari cambiandoci più di qualche pezzo, forse ci potrebbero anche arrivare, chi lo sa. Ok, guardiamo ancora un po'. Avevo ragione sul fatto che questa sarebbe stata la parte un pochino più movimentata del programma, un pochino più eccitante, anche perché ci siamo fatti 4 chiacchiere, giusto anche per ingannare il tempo, insomma. Ok. Nuovo cambio di andatura. Abbiamo visto anche una semi-satellizzazione del carico. Siamo ritornati a delle pause un pochino più lunghe rispetto a prima. Ale hop! Satellizzazione! Guardiamolo da più vicino. Inquadriamo bene. Rotazione, aleoppa, satellizzazione. Dai, una semi-satellizzazione, dai. Inizia a farsi un po' sentire anche il motore a spazzole. Quasi sicuramente dal video il suono, diciamo, delle spazzole risulterà essere più amplificato di quanto è in verità. Ho già constatato questo da altri video girati in passato. Non è un motore particolarmente rumoroso, diciamo, ho sentito di peggio, ecco. Motore Ceset. Di recente qualcuno mi chiedeva, ma tra i motori Ceset e i motori ACC Sole, qual è il più affidabile? Posso dirvi che sono entrambi molto validi, affidabili, robusti e duraturi, per cui se la giocano più o meno alla pari, ecco.
Le spazzole iniziano un po' a farsi sentire. Normalissimo, assolutamente normale. Consideriamo comunque che la macchina adesso è accesa e operativa da più di un'ora, per cui è normale anche che il motore si sia leggermente surriscaldato. È pur sempre un motore a spazzole, insomma. Come già visto in passato, poi la rumorosità dovrebbe calare sensibilmente dopo la prima centrifuga intermedia, per cui comunque c'è ancora tempo, ancora una ventina di minuti, forse anche più. E direi che siamo a quasi 26 minuti di video. Io spero naturalmente di non avervi annoiato troppo, che il video insomma non sia venuto forse un po' troppo lungo, e con questo direi di fare una piccola pausa. Un'ora e 17 minuti. Ci diamo appuntamento poi ai risciacqui.